Ciao bimbi, sono la maestra Angela e oggi voglio farvi una domanda. Chi sa chi fa il miele e da dove arriva? Guardiamolo assieme. È bello giallo, è cremoso e dolcissimo. Vi do un indizio, bambini. Oh, chi l'ha riconosciuta? Vi va di andare a scoprire assieme chi fa il miele? Andiamo assieme. Eccoci bambini, come promesso, adesso scopriremo come si fa il miele e chi lo fa. Le riconoscete? Sì, sono le apine. Vedete quella cosa grande, grossa e tutta giallo scuro che c'è dietro le apine? Quella è la loro casetta, si chiama alveare ed è da lì che tutte partono alla ricerca del miele. Guardatele, guardatele quante sono. Ce n'è una anche con i secchiellini per andare a prendere questo miele. Ma dov'è che si trova, bimbi? Bimbi, vedete le api come sono felici? È perché hanno trovato dei bei fiori a cui chiedere aiuto per fare il miele. Hanno scelto il fiore rosa, sorridente. Ma guardiamo da vicino i fiori. Vedete che al loro interno hanno quella polverina gialla e tutti i fiori ce l'hanno. Quella polverina gialla si chiama polline. Le api lo prendono, lo portano a casa e lo trasformano in miele. Vediamo se questo fiore sarà gentile con le nostre amiche api. Sì, il fiore ha dato alle api il permesso di prendere il polline da trasformare in miele. Grazie fiore e grazie api! Ed ecco di ritorno le api, che hanno portato a casa tanto bel polline da trasformare in miele. Ce lo fate vedere poi come viene, apine? Bambini, ecco il miele. Quindi grazie fiori e grazie api che ci date il miele. Avete visto? Quindi oggi avete imparato che il polline che le api prendono dai fiori diventa miele e questo miele è dolcissimo e vi fa bene e lo potete mettere nel latte, nella camomilla, sopra i biscotti. Quindi ancora un grazie alle api, un grazie ai fiori e ciao bimbi, un abbraccione grandissimo, buona giornata e buona colazione!